Mi trovo sul lungomare di Taranto, quello che dovrebbe essere il passeggio in una zona favolosa, meravigliosa, guardate l'affaccio al mare. Beh, questa zona praticamente sta per diventare completamente, quasi completamente interdetta per la pericolosità dei mattoni. Vedete, si rischia di cadere, anzi la gente cade, si sono registrate parecchie cadute, i mattoni sono completamente sconnessi, altri saltati, si vengono a creare proprio delle vere e proprie trappole, autentiche trappole, appunto per i cittadini. E proprio alcuni giorni fa è arrivata anche l'ambulanza per soccorrere una persona caduta. Guardate qui, questo mattone per esempio è rotto, lo vedete? Rotto e balla, lo vedete? Qui, spostandoci di turno, guardate qui, proprio come si solleva. Alcuni centimetri che fanno cadere, vedete, si cade, si inciampa. Immaginate una persona anziana, un disabile, una persona che non ha quella elasticità fisica. Questa è l'amministrazione Melucci-Musillo, questa è l'amministrazione che tanto vanta Rinaldo Melucci, quell'amministrazione che avrebbe appunto seminato la rinascita, sì, ha seminato le buche, ha seminato le cadute delle persone, e insieme a Melucci Musillo, perché Musillo ha amministrato con Melucci, con i suoi uomini, con sue persone di fiducia in giunta e nelle società partecipate. Che scempio, guardate. Questo dovrebbe essere un biglietto da visita di Taranto, il cittadino, il turista viene, cammina e passeggia, e invece cosa si trova? Transenne, buche, cadute, vergogna! Il 12 giugno cambiamo Taranto, cambiamola davvero, per questo vi chiedo la fiducia.